Siamo con il presidente dell'Ocri, Peppe Mollica. Presidente, che ci potessero essere difficoltà in una stagione, tra virgolette, nata in fretta era ipotizzabile. Forse ce n'è qualcuna di troppo. Oggi quello che è emerso è stata una mancanza di carattere, unita probabilmente anche a una condizione fisica non eccellente in questo momento. Buonasera a tutti voi, innanzitutto. Sì, purtroppo è vero che la squadra è stata costruita all'ultimo minuto, però eravamo partiti diversamente. I risultati nelle prime partite erano venuti, la squadra giocava bene. Dopo la partita di San Luca, o forse prima col Sambiase, abbiamo iniziato la discesa. Una discesa che in questo momento sta diventando veramente velocissima, perché comunque non si riesce a vincere, adesso non ricordo neanche da quanto, Metà ottobre. da metà ottobre, forse stiamo facendo peggio dell'annata precedente. Sicuramente non so neanche io quale parole utilizzare e trovare per poter giustificare questa situazione nei confronti del pubblico. Siamo partiti con tanto entusiasmo, però evidentemente l'entusiasmo non basta. Come ha detto lei, oggi probabilmente anche da un punto di vista atletico non c'eravamo, ma secondo me il motivo principale è che non ci siamo con la testa. Tutte le squadre, abbiamo visto anche oggi, a centrocampo si sistemano a 4 ma sembrano che sono 8. Noi ci sistemiamo a 4, sembriamo che siamo mezzi. Purtroppo facciamo poi degli errori e la fortuna sicuramente non ci aiuta. Nel primo tempo abbiamo avuto una palla gol con le piane, che invece di darla in mezzo a Zampaglione, che era solo, ha scelto, sbagliando, di tirare. Il giocatore della Morrone invece ha fatto la scelta giusta, ha dato la palla al centro per come si fa e hanno fatto un gol. Purtroppo è un periodo che non va in nessun modo. Non riusciamo a capire, o per meglio dire, dobbiamo necessariamente trovare una soluzione e dare una sterzata, perché non si può continuare così, né per noi che abbiamo messo la faccia, abbiamo messo i soldi, abbiamo cercato di recuperare e far ritornare l'entusiasmo, e soprattutto per la città di Locri. Lei ha parlato di Zampaglione, che forse è uno dei pochi a salvarsi quest'oggi. Ecco, il mercato potrebbe dare qualche risposta, perché come caratteristiche è andato via Petrone, e un giocatore come Petrone, parliamo sempre di caratteristiche, farebbe giocare meglio anche Zampaglione, quindi si sta già muovendo qualche cosa. E chiedo anche se dopo una debacle come questa c'è anche la valutazione sui giocatori attualmente in rosa, se qualcuno potrebbe andare via oppure no. Sì, questo è un pensiero indipendentemente oggi dalla debacle odierna. Avevamo già pensato di fare dei tagli con giocatori che pensavamo ci potessero dare una seria mano, ma in realtà hanno deluso. E quindi i provvedimenti che avevamo in testa, la partita di oggi li ha più che altro confermati. In entrata sicuramente dobbiamo, come ha detto lei, serve un attaccante di peso, che sia un ariete comunque, che in mezzo all'area si faccia sentire. Zampaglione, dà il 100%, però purtroppo non è un uomo d'aria fisicamente, quindi ne risente quando deve fare a sportellate lui da solo, e quindi conseguentemente dobbiamo necessariamente trovare un giocatore con queste caratteristiche. Ultimissima domanda: per il momento lo staff tecnico è in discussione oppure tutti confermati? Adesso erano già ieri tutti in discussione, oggi a maggior ragione tutti, sono in discussione anche io, quindi voglio dire, non, è giusto così. Adesso a caldo si potrebbero dire, o comunque si potrebbero pensare milioni di cose, è necessario riflettere attentamente, che si ritorna sicuramente la strada giusta. Grazie. Grazie a voi, buonasera.